Paternoster. E allora andiamo ad ascoltare proprio la presentazione, questa cartolina sulle Iglesia Paternoster, Andrea De Luca. Letizia Paternoster, prova in linea dopo un cronometro che ti aspettavi diversa. I primi chilometri benissimo, poi cosa è successo? Sì, poi è andata non molto bene questa cronometro, però dai, è lo stesso. Adesso pensiamo alla corsa in linea, che siamo una bellissima squadra e siamo molto cariche. Purtroppo ho avuto un incidente con la radiolina, la quale mi ha fatto andare un po' in palla, diciamo, e non sono andata proprio un po' via di testa e non è andata molto bene. Gara in linea per rifarsi, ti piace il percorso? Sì, mi piace molto e la condizione penso che ci sia. Ora le gare sono tutte diverse, però so che potremmo fare bene come squadra davvero. Tante vittorie, i mondiali però sono qualcosa di diverso, no? Sì, sicuramente avremo tanta grinta, tutta la squadra, e cercheremo di dare il massimo tutte. Sei di che città? Sono trentina, di Revò. Studi? Sì, studio, frequento il quinto anno quest'anno di ragioneria a Trento. Ogni volta che vinci qualcosa ti fanno festa a scuola? Sì, sono molto contenti e anche tutti i miei cittadini, paesani, sono contenti. Hai tenuto conto di quante vittorie hai fatto finora? No, però diciamo che guardo sempre in avanti, in un futuro, anche perché comunque è molto lunga la strada, penso di dover ancora iniziare a far tutto e un passo alla volta cerco di costruirmi e speriamo un domani di continuare ad andare bene. Perché non è facile, così giovanissima e subito, visto le tante vittorie, additata come futura campionessa, non è semplice, credo. No, quello non lo penso, però un passo alla volta, con calma, cerco di andare avanti e di continuare a dare il massimo a me stessa e alla squadra con cui corro. Domani la gara in linea, avete una tattica ben precisa, andare all'attacco? Sì, sicuramente siamo, come ho detto, secondo me è una squadra molto forte e ce la possiamo giocare davvero bene, soprattutto in queste salite molto esplosive, e siamo davvero preparate e speriamo in bene. Grazie.